Dire no alla relazione a Augello? Ma guardi, già è un'assurdità in uno Stato di diritto dove sono ben chiari i regolamenti parlamentari, ma soprattutto le leggi, che si sia arrivato con 10 giorni di ritardo sulla decadenza di Berlusconi. Non voglio entrare nel merito perché la magistratura ha già fatto il suo corso. La legge e i regolamenti parlamentari parlavano chiaro, bisognava dare atto immediatamente a quello che doveva essere la sentenza della Giunta. Quindi già arrivare a giovedì con 10 giorni di ritardo, appunto in uno stato di diritto, è una roba che insomma un po' ci fa accapponare la pelle. Per il resto non è indubbio che il governo debba cadere, ma non è solo per una questione di Berlusconi, prima avendola detto anche correttamente quali sono i criteri. Non è solo una questione di Berlusconi, è anche una questione che questo governo assolutamente fino ad oggi non ha fatto nulla. È stato, come abbiamo visto tutti, un governo del rinvio. È una non caduta di questo governo, quindi con qualche stampella posta anche dal PDL in diversi modi, non può che peggiorare la nostra situazione. Barbanti, guardi, sui contenuti ci veniamo tra poco. Vorrei restare su questo tema andando a Ferrara. Intanto saluto Daniele Bellasio, collega del Sole, nella prima parte. Il punto è che questo governo non fa quel che deve. Quali sono le maggiori criticità che sottolinea, che vede in questo esecutivo? Ad esempio, le domando, questo decreto fare due, che è di qui a venire in giro di pochi giorni, cosa dovrebbe contenere? Allora, soprattutto non essere innanzitutto un coacervo di iniziative come è stato il decreto del fare uno, che aveva di tutto tranne che appunto quello, era più un decreto del disfare, a nostro modo di vedere. Sicuramente una delle ricette che dobbiamo mettere in campo è quella della ricerca della maggiore competitività, e questo non deve assolutamente avvenire attraverso un dumping salariale, anzi, e soprattutto verso una tutela anche dei lavoratori. La ricerca della produttività che abbiamo visto anche nelle ultime pagine dei giornali recenti, noi siamo davvero molto, molto in basso. Deve contenere delle misure anche di ripristino del welfare, assolutamente, e soprattutto di vero e proprio accesso al credito alle imprese. Sono le tre ricette che nell'ambito poi un po' più largo di riforme dovrebbe cercare di far ripartire l'Italia e colmare quel gap con ormai la Germania. Gap che purtroppo è nato da quando sono stati aboliti la possibilità di fare delle svalutazioni. Quindi queste sono le tre macroline che pensiamo devono Barbanti, essere lei contenute. dice Dica. cose che somigliano molto a quelle che ci ha detto poco fa Nichi Vendola, una nuova prospettiva, la difesa del welfare, ma perché questo dialogo col centro-sinistra non c'è stato? Perché avete strozzato sul nascere quel tentativo di Pierluigi Bersani, o perché non l'avete ritenuto credibile da parte di quello che era il candidato del centro-sinistra? Allora, in realtà, sebbene qualche posizione può anche essere tra noi, appunto, Sinistra, Ecologia e Libertà, può essere anche simile, ovviamente le differenze ci sono tutte, le ultime votazioni, le ultime argomentazioni alla Camera lo possono dimostrare, vede il decreto legge, ad esempio, quello sul carcere, piuttosto che il finanziamento pubblico ai partiti. In realtà, tornando a quello che è successo a maggio, il problema era diverso. Bersani non ci disse mai di fare un governo con lui, Bersani ci disse soltanto di regalargli i voti, così che lui potesse fare un governo. È cosa che poi il PD ha fatto con il PDL. Quindi voleva che noi facessimo la stessa cosa. Noi non vogliamo regalare i voti di chi ci ha votato ad un partito democratico, né tantomeno ovviamente unirci con appunto le persone che hanno portato l'Italia purtroppo alla situazione in cui siamo ora. Sostanzialmente, cito una metafora, se metti una mela sana in un cesto di mele narce, non è che la mela, non è che le altre diventano sane. Per cui da questo punto di vista siamo su due posizioni totalmente diverse. Pini, la Lega era all'opposizione del governo Monti. Il federalismo fiscale è per il Movimento 5 Stelle un percorso da riprendere, come lo è per la Lega evidentemente, e se no, come intervenire su quel monte di spesa pubblica al quale poi trarre anche le risorse per le riforme che servono? Allora, assolutamente non con tagli lineari, così come è stato fatto nell'ultimo decreto con l'ultima spending review di Barbanti, Monti. il federalismo non c'entra con i tagli lineari. Non Sì, c'entra nulla, sono due cose diverse. stavo infatti ricalcando la posizione di Monti che non deve, la nostra posizione contro quella di Monti che non deve partire dal federalismo fiscale. Le spese devono essere individuate sui territori, ma a partire ad esempio, come titolano oggi i giornali, gli sprechi immensi fatti dalle regioni nei confronti delle partecipate.
stiamo parlando di diminuire la spesa pubblica, agiamo anche su quelle. Abbiamo visto come le partecipate delle regioni hanno incrementato le spese, hanno incrementato anche il personale e quindi ovviamente caricano di maggior oneri lo Stato. Da lì possiamo trovare ovviamente dei risparmi. Cominciamo a ragionare, noi l'avevamo fatto per prima, l'avevamo portato all'attenzione della Camera, gli inutili sprechi fatti per le missioni di guerra. Noi siamo una nazione, una repubblica che ripudia la guerra, via i nostri militari dall'Afghanistan e dalle cosiddette missioni di pace. Evitiamo di comprare gli F-24 che non servono a nulla. Evitiamo delle opere che sono del tutto inutili come il TAV e quelli sono altri milioni di euro. Abbiamo lottato per l'eliminazione delle province, ora sembra che si stia andando verso quella direzione, ma bisogna fare di più. Queste sono tutte opere. Eliminiamo le auto blu, così tagliamo anche i costi delle politiche. Siamo stati anche là i primi a portare avanti queste riforme, queste leggi più che altro. Le auto blu costano circa 1 miliardo di euro all'anno alla Repubblica. Eliminiamo queste di spese. E agiamo poi di cesello su tutte le altre spese, ma per ricavare fondi abbiamo davvero, su 800 miliardi come avete detto voi, abbiamo davvero tantissimo spazio. Iniziamo da queste cose e andiamo avanti così. Allora, grazie a Barbanti del Movimento 5 Stelle, a Gianluca Pini.